supponiamo di avere la possibilità di sfruttare un salto utile caratteri pari 5,17 metri, quindi un salto piuttosto modesto, dire la verità, però con una portata massima di acqua che può essere sfruttata in questo salto considerevole, pari a 5,725 metri cubi al secondo. Andiamo a verificare se volessimo sfruttare questo salto che tipo di macchina idroelettrica, che tipo di soluzione dovremmo adottare. Ora facciamoci qualche conto preliminare. Come dovete vedere è assegnato caso reale. Le caratteristiche del salto, abbiamo già tolto le parti eventuali di una condotta, la portata, dovremo scegliere noi per questa applicazione anche il regime di rotazione della macchina che non è assegnato. Ora, la potenza ideale possiamo tirare fuori dal nostro campo, dal nostro salto, così ci rendiamo conto del tipo di applicazione in cui andiamo incontro, è come al solito la portata massica per il lavoro ideale specifico, quindi il lavoro che possiamo ottenere lavorando da ogni chilo che viene lavorato attraverso la nostra macchina, dove per le turbine idrauliche il lavoro ideale specifico è G per il salto utile, quindi 9,81 per 5,17 abbiamo un lavoro ideale specifico in realtà decisamente modesto rispetto a quello cui siamo abituati lavorando sulle macchine termiche, un lavoro ideale specifico pari a poco più di 50 joule su chilogrammo. Però abbiamo una portata decisamente considerevole, perché la nostra portata, almeno quella massima, sarà pari a ρ per la portata volumetrica. Però assumiamo 1000 kg a metro cubo come al solito per l'acqua. Abbiamo quindi facilmente 5725 kg al secondo. Portata per lavoro ideale specifico, abbiamo una potenza ideale massima che possiamo ottenere dalla nostra installazione pari a 290 kW. Andiamo nell'ambito di una piccola applicazione, però possiamo sfruttare qualche centinaio di kilowatt, vediamo come fare l'ottenimento. Prima di poter passare alla scelta della macchina dobbiamo definire quella che sarà la velocità di rotazione del gruppo. Come al solito in un impianto idroelettrico noi miriamo ad avere un collegamento diretto tra la macchina idraulica e quello che è l'alternatore, quindi questo ci fissa il numero di giri di rotazione del sistema. In particolare N, espresso in giri al secondo, sarà pari a due volte la frequenza di rete fratto il numero di poli che caratterizza l'alternatore che andiamo a scegliere. In Europa la frequenza di rete è 50 Hz, quindi abbiamo 100 fratto NP, dove il numero di poli sarà un numero intero e pari. E noi abbiamo nell'alternatore una serie di coppie polari, ognuna composta appunto da due poli, quindi l'alternatore più semplice possibile è a una coppia polare, quindi NP uguale 2, poi due coppie polari NP uguale 4 e così via. Mi interessa utilizzare l'alternatore più semplice possibile, quindi la prima ipotesi che facciamo è NP pari a 2, da qui discende N pari 50 giri al secondo, i classici 3000 giri minuto, l'alternatore
nostro ordinatore, ossia omega, velocità di rotazione e radiante al secondo, pari a 2π greco per n, quindi pari a 314 radianti al secondo. Abbiamo quindi, se immaginiamo questa configurazione, una velocità specifica pari, ci metto un pedice m per intendere che è riferito, che è riferita questa velocità specifica alla massima portata elaborabile dal nostro impianto, pari ad omega per la radice di q punto fratto y elevato a 3 quarti, otteniamo, nel caso che stiamo considerando di np uguale 2, otteniamo una velocità specifica pari a 32. Vediamo che tipo di macchina dobbiamo utilizzare. Ci troviamo troppo bene perché per le turbine idrauliche abbiamo un riferimento alla tabella, turbine Kaplan massima velocità specifica 6, ad elica potremmo puntare fino a 10 circa. Vediamo da questo diagramma che in realtà quando per le turbine Kaplan cominciamo a superare 4,5 come velocità specifica, il rendimento della macchina scende sotto l'80%, il rendimento globale. Quindi il problema che abbiamo detto fin dal, in realtà, dall'introduzione allo studio, alla progettazione delle turbine idrauliche, il problema di queste macchine è quello che ci portano a dover utilizzare velocità di rotazione molto basse. Perché? Quindi in realtà alternatori complessi. Perché? Perché se vogliamo rientrare in questo campo, quindi dobbiamo far scendere la velocità specifica, le soluzioni sono due. O pensiamo di suddividere la nostra portata tra più macchine, ma 290 kW non è il caso di scegliere una soluzione del genere, oppure c'è poco da fare, dobbiamo ridurre quella che è la velocità di rotazione della macchina. Ridurre la velocità di rotazione della macchina significa passare a un alternatore con più coppie polari. Dobbiamo, poniamoci come obiettivo quello di arrivare attorno al 4 come velocità specifica per avere dei rendimenti comunque superiori all'80%. Allora banalmente possiamo farci dei conti in diverso modo, ma alla fine quello che troviamo che saremo costretti, appunto, se vogliamo arrivare a una velocità di rotazione, una velocità specifica accettabile per il campo di utilizzo delle turbine Kaplan, a ricorrere a un alternatore che ha un minimo di 8 poli. Io in realtà ho scelto un numero di poli pari a 16 NP, il che significa una velocità di rotazione n pari a 6,25 giri al secondo, ossia omega pari a 39,3 radianti al secondo, il che vi consente di rientrare, utilizzando questa velocità specifica, questa nuova velocità di rotazione all'interno della formula del calcolo della velocità specifica, che mi consente di ottenere una velocità specifica
corrispondenza della massima portata elaborata dalla macchina poco più di 4, pari a poco più di 4. Quindi siamo nel campo, appunto, siamo riusciti a rientrare all'interno del campo di ordine K. Ci capiterà, a parte la velocità specifica, di utilizzare anche un altro parametro dimensionale in questi primi conti che facciamo. Il numero di giri caratteristico di Fleisler, se ve lo ricordate, lo introducemmo all'inizio tra i vari parametri utilizzati come velocità specifica, numero di giri specifico e così via. NQ pari 333 per n, dove n è in giri al secondo, per radice di q punto su y sempre elevato a 3 quarti. Calcoliamocelo, perché tra poco lo utilizzeremo per entrare in determinate tabelle. In questo caso, sempre riferito alla portata massima, il numero di giri caratteristico è 262. Già da questo diagramma statistico possiamo andare a vedere che quando andiamo a sfruttare il massimo della portata per circa omega con s uguale 4, il rendimento atteso globale è poco inferiore a 0,84, e quindi potete stimare quella che è la potenza effettiva che poi otterremo, 290 kW per 0,84. Quindi il tipo di macchina che andremo a progettare è qualcosa del genere. Questa è la classica architettura in adelica, in particolare poi se le pale sono calettabili sarà una turbina K voluta, predistributore, distributore a pali cilindriche, pala rotorica, in realtà qui abbiamo un'elica con un certo numero di pale, flusso prevalentemente radiale, curva a 90 gradi, il flusso diventa prevalentemente assiale. Avremo delle pale in cui il rapporto tra il raggio interno e il raggio esterno in realtà è piuttosto piccolo, rapporto, quindi dovremo procedere a svergolare la pala. Sezioni di ingresso e sezioni di uscita saranno tra di loro uguali, quindi la componente meridiana della velocità non cambia tra bordo di ingresso e bordo di uscita rispetto alla girante. Dopodiché, abbiamo visto a lezione, macchine elevate a velocità specifica, se vogliamo alzare il rendimento dovremo ricorrere al tubo diffusore che farà parte integrante della macchina. La dimensione caratteristica delle turbine Kaplan ovviamente è il diametro esterno della girante. Collegamento diretto all'alternatore, qui ho riportato l'immagine di una turbina Kaplan con pale completamente chiuse. Questo ci servirà più avanti in realtà per fare delle considerazioni sulla solidità della scheda che utilizzeremo per la nostra parte. Vi ricordo anche che, giusto per completare questa introduzione, la nostra turbina Kaplan, noi ci focalizzeremo la nostra attenzione sul progetto della girante, quindi dell'elica, però possiamo individuare almeno quattro stazioni caratteristiche: ingresso ai condotti statorici, bordo 1', uscita dai condotti statorici, qui condizioni di flusso praticamente costanti, quindi i condotti riceveranno un flusso, diciamo, complichiamo un attimo le cose, che ha una componente radiale pure, in realtà non sarà così, ma immaginiamo così. Dopodiché imprimeranno una componente tangenziale, componente meridiale e componente tangenziale non variano lungo l'altezza della pala al bordo 1'. Facciamo fare la curva di 90 gradi. Come abbiamo visto a lezione, al bordo 1, ingresso della pala, ingresso alla girante, la componente meridiana potremo continuare a considerarla costante, a meno di quelli che sono gli effetti di bordo dovuti agli stabilimenti. Per quanto riguarda la componente periferica, invece questa
effettuando questa rotazione, per il principio di conservazione del momento della quantità di moto, avremo che gli elementi di fluido più lontani dall'asse avranno una velocità periferica inferiore rispetto a quelli più vicini. In particolare, la componente periferica della velocità al bordo 1 avrà un andamento a vortice libero. Inversamente proporzionale, la velocità, la componente periferica varia in modo inversamente proporzionale al raggio R. Diciamolo subito, visto che ci siamo: macchina monostatico, le condizioni allo scarico sono estremamente importanti. Qui nel punto di progetto assumeremo scarico assiale, quindi la componente C2U al bordo di uscita sarà 0 ad ogni raggio. Questo anche è un andamento a vortice libero, con il costante del vortice pari a 0, quindi viene da sé che la nostra pala sarà svergolata a vortice libero. Torniamo un attimo a questa tabella che utilizziamo qui. 1/1 fa riferimento alle condizioni di portata massima della macchina, quindi il massimo lavoro che riusciamo a ottenere dalla nostra macchina. Questo è il numero di giri caratteristico di Flyder, corrispondente a quello che ci siamo appunto calcolati noi. Questa tabella arriva fino a 230, quindi estrapoliamo i risultati. Noi abbiamo un numero di giri caratteristico pari a 260. La utilizziamo per tirare fuori due informazioni. La prima è quella riguardante il numero di pale da utilizzare. Come vedete, man mano che il numero di giri caratteristico, ossia man mano che la velocità specifica aumenta, il numero di pale tende a diminuire. Diciamo, diminuire la superficie bagnata dal fluido, fondamentalmente. Noi, in questo caso, estrapolando, fissiamo un attimo questi dati, poi li scriveremo. Un numero di pale Z pari a 4. Vi ricordate la lezione? Abbiamo visto le curve di regolazione delle turbine idrauliche, abbiamo visto che la Kaplan ha una curva molto piatta. Comunque il massimo del rendimento lo otteniamo quando la macchina è regolata, non quando lavora al massimo del carico. Questa tabella ci dice che quando siamo NQ pari a 230 o superiore, ci aspettiamo che la macchina abbia il suo massimo del rendimento quando opera con una portata che è 0,6 volte la portata massima. Ora, siccome noi appunto prevediamo che la macchina possa essere regolata, come vi dicevo, in realtà poi la progettazione si fa non al carico massimo, ma si fa in condizione di carico regolato per dare la massima versatilità appunto di comportamento alla macchina, noi progetteremo la nostra macchina considerando una portata Q punto di progetto pari a 0,6 volte la portata massima. Design, valuteremo una portata elaborata della macchina pari a 3,435 metri cubi al secondo. Il lavoro scambiato ideale è sempre Y uguale G H U, quindi sempre i 50,7 joule al chilo o metri quadri al secondo che ci siamo calcolati prima. La velocità di rotazione, scrivo qui, abbiamo detto
che sceglievamo 8 coppie polari, omega pari a 39,3 radiani al secondo. Quindi queste sono le condizioni che assumiamo per il punto del progetto. Ci ricalcoliamo quindi i parametri adimensionali. Nel punto di progetto omega s sempre pari a omega radice di q punto fratto y elevato a 0,75 sarà un po' minore perché stiamo considerando una portata più bassa nelle condizioni di progetto, pari a 3,83, numero di giri caratteristico nq che ci serve ancora, pari a 203. In realtà i diagrammi adimensionali fanno sempre riferimento alle macchine che lavorano nelle condizioni di progetto. Nel nostro calcolo questa volta fondamentalmente io trascurerò le perdite ai giochi, le perdite per fuga. Sommeremo un rendimento interno di fatti coincidente con quello di palettatura. Il rendimento interno lo desumiamo da questo diagramma di Belger. Riferire appunto a macchine che lavorano nel loro punto di progetto. Siamo qui in questa zona. Come al solito entriamo con la velocità specifica al punto di progetto, andiamo sulla curva di Gordier, la curva degli ottimi, valutiamo quello che è il rendimento e valutiamo quello che è il diametro specifico che ci consente di ottenere il massimo rendimento dal diagramma di Belger. In particolare nel nostro caso valutiamo un rendimento interno che io assumo coincidente a quello di palettatura in maniera abbastanza relativa, in realtà 0,86, sempre dalla linea degli ottimi andiamo su quella che è sull'asse dell'ordinata, ricaviamo il diametro specifico ottimale da utilizzare, di S pari a D per Y elevato a un quarto fratto la radice della portata. Pari dal diagramma di Belger a 1,6. Quindi possiamo ricavarci quella che è la dimensione caratteristica della macchina. Ossia D pari a D con S per radice di Q punto fratto Y elevato a un quarto pari a poco più di 1,1 metri. Io ho arrotondato, assumiamo un diametro di caratteristico della macchina, quindi il diametro esterno della girante, pari ad 1,1 metri. Come al solito l'analisi della basata sulla similitudine ci permette di stimare il tipo di macchina da utilizzare per la nostra applicazione, di stimarne il rendimento e di stimarne la dimensione. Quindi, come al solito, se il nostro scopo è uno studio di fattibilità, già avremo degli elementi per andare a fare le valutazioni di costo al nostro impianto di progetto. Quanto ci viene a costare la macchina che ci permette di rispondere alle nostre specifiche. Vabbè, questo un attimo lo togliamo adesso.
ruotare. Tutto quello che deve essere uno schema brutale, questo è il bordo 0, bordo 1 primo, bordo 1, bordo 2. Sempre dalla analisi statistiche determiniamo la dimensione del mozzo, cioè quello che ho chiamato raggio interno della nostra pala. Noi lavoreremo su tre raggi: raggio interno, raggio esterno e raggio alla mezzeria. Quindi lavoreremo nello svergolamento delle pale, come ci abbiamo fatto, su tre linee di corrente fondamentalmente: al mozzo, alla mezzeria e all'apice. Ora, da analisi statistiche, utilizziamo una formula semiempirica che ci dice che il rapporto da utilizzare tra diametro interno e diametro esterno della macchina, cioè la nostra dimensione caratteristica di V, è pari a 0,85 meno 20 su 10.000 per NQ, quando questa relazione è valida, quando NQ è compreso tra 200 e 260. Abbiamo visto prima che noi nelle condizioni di progetto NQ è poco più grande di 200, quindi siamo nel campo di applicabilità di questa relazione, altrimenti se NQ, se il numero di giri caratteristico fosse stato un po' più piccolo, dovremmo utilizzare una relazione simile ma diversa per quanto riguarda i coefficienti numerici. Facciamo i conti. D su D viene pari a 0,444 nel nostro caso, ossia noi abbiamo fissato il diametro esterno pari a 1,1 metri, viene un diametro interno pari a 0,488 metri. In realtà arrotondiamo la misura, siamo I con I pari a 0,5 metri. Quindi avremo una girante che ha diametro esterno poco più di un metro, diametro interno pari a mezzo metro. Diametro interno riferito appunto al diametro del mozzo pari a mezzo metro. Se abbiamo fissato il diametro esterno e il diametro interno, siamo immediatamente in grado di valutare la sezione utile al flusso, la portata volumetrica, facciamo riferimento al bordo 2, alla sezione di scarico, sarà pari a pi greco per il diametro esterno al quadrato meno il diametro interno
avrà fatto parte del C2M. La sezione di passaggio A2 pari da 1 sia per locale a π di alla seconda meno di π alla seconda fratto 4 risulta pari a 0,754 metri quadri. Possiamo quindi calcolare quella che è la componente mediana della velocità allo scarico, ma anche al bordo d'ingresso della nostra girante, che le sezioni lette sono sempre le stesse, ossia Q punto su, diciamo, a continuo, pari a 4,56 metri al secondo. Ricordate, nella lezione abbiamo introdotto un coefficiente delle velocità sullo scarico, in realtà poi abbiamo ragionato sul suo quadrato, pari all'energia cinetica posseduta allo scarico riferita alla componente meridiana. Nel conto di progetto però sappiamo che la componente meridiana coincide con tutta la velocità, perché imporremo scarico assiale, a dimensionalizzata rispetto al lavoro ideale specifico, per renderci conto di come variava la quota di energia cinetica che il fluido possiede e che viene persa allo scarico della macchina. Se ci facciamo i conti, 4,56, quindi avevamo un salto di 5 metri, quindi 50 joule su chilo, troviamo che con questi dati, se non facciamo nulla, in maniera secca perderemo un 21% di lavoro ideale per l'energia cinetica che la macchina deve avere per poter scaricare, utilizzando questi valori. Da cui, ripeto, appunto, l'esigenza di andare a mettere un tubo diffusore per recuperare parte di questa energia cinetica. Se necessario, ci farà recuperare anche la quota di installazione della macchina, perché il tubo diffusore sostanzialmente farà lavorare in depressione quello che è lo scarico della girante, talché poi dovremo fare attenzione a verificare che la macchina non vada in cavitazione. Però ora, abbiamo già detto che svergoleremo la pala con la tecnica del vortice libero, perché abbiamo C con M in funzione del raggio costante, C con 1, la componente periferica della C con 1 varia in maniera inversa rispetto al raggio, al bordo d'ingresso. Per quanto riguarda il bordo d'uscita, invece imporremo C2, la componente periferica della C2 pari a 0, quindi ancora una distribuzione a vortice libero con costante del vortice, questa volta pari a 0. Qui abbiamo a che fare con una macchina idraulica, il fluido non è comprimibile. Se
effettivamente il moto del liquido avverrà per fare dei cilindri, eh? Cioè non abbiamo effetti di shift delle linee di corrente all'interno dei condotti rotorici o statorici, dove il fatto che varia la componente periferica della velocità, di cui abbiamo discusso per le macchine termiche quando abbiamo affrontato il problema dell'equilibrio radiale. Qui in questo caso al bordo 1 la pressione aumenterà lungo il raggio, sicuramente, perché a causa dell'esistenza di una componente periferica diversa da zero abbiamo una forza centrifuga che deve essere equilibrata da un gradiente di pressione, però essendo la densità del fluido costante questa volta non abbiamo effetti sulla, non abbiamo effetti di compressione del fluido stesso. Ora, noi studieremo la pala appunto facendo riferimento a tre linee di corrente: mozzo, mezzeria e apice. Svergolamento a vortice libero, lavoro di palettatura pari a U per C con 1 U è costante con il raggio. Assumeremo costante anche il rendimento di palettatura pari allo 0,86 che abbiamo assunto prima. Chiudiamo il cerchio, quindi è costante il lavoro ideale specifico elaborato ad ogni linea di corrente. Per ogni linea di corrente quindi possiamo calcolarci il nostro lavoro di palettature con Y per ed a B. Otteniamo che ogni macchina parziale in cui vogliamo andare a suddividere la nostra turbina, o facendo riferimento alla linea di corrente, per tutte e tre le linee di corrente che stiamo considerando, il lavoro di palettatura è 43,6 metri quadri al secondo quadrato. In realtà siamo subito in grado di disegnarci i triangoli delle velocità per tutte e tre le linee di corrente che stiamo esaminando. Perché? La linea di corrente a raggio interno, innanzitutto il raggio, respiriamo in millimetri, abbiamo detto che assumevamo il mozzo pari a mezzo metro, quindi avremo un raggio pari a 250 mm. A raggio esterno avevamo diametro caratteristico 1,1 metri, quindi abbiamo 550 mm. Raggio esterno, alla mezzeria 400 mm.
Per ognuna delle tre linee di corrente siamo già in grado di calcolarci la velocità periferica U, metri al secondo, ovviamente U uguale omega R, omega l'abbiamo fissata, poco più di 39 radianti al secondo, andiamo a moltiplicare per 0,2, 0,25, 0,4, 0,55, otteniamo al raggio interno 9,82 metri al secondo, alla mezzeria 15,7, all'apice 21,6 metri al secondo. Conosciamo la componente meridiana per ognuna delle tre linee di corrente, metri al secondo, costante 4,56. Possiamo calcolare i triangoli delle velocità, perché proponiamo di lavorare al raggio interno. L'altezza dei triangoli è la componente meridiana, 4,56 metri al secondo. La componente periferica C1U possiamo calcolarcela come lavoro di palettatura fratto 1. Il lavoro di palettatura è costante, U varia per ogni linea di corrente. C1U in metri al secondo 4,44 metri al secondo al raggio interno, 2,78 alla mezzeria, 2,02 al raggio esterno. Quindi facciamo riferimento al mozzo, abbiamo una componente periferica di poco inferiore a quella che è la componente meridiana. Questa è la C1. La U è poco più del doppio, è 9,82 metri al secondo. Lo misuriamo rispetto alla direzione periferica, quindi W1U pari ad U meno C1U, tangente di alfa 1 pari a C1M fratto C1U, tangente di beta 1 pari C1M sempre fratto W1. In particolare
Al raggio interno la componente periferica della velocità relativa al bordo d'ingresso vale 5,37 metri al secondo, alla mezzeria vale 12,93, il processo lo ripetiamo a ogni raggio. Al raggio esterno vale 19,6. In modulo C1 e W1 abbiamo 6,36, 5,34, 4,98, 7,05, 13,71, 20,1, quindi velocità, modulo della W1 a raggio esterno. Per quanto riguarda gli angoli, per la 1 alfa con 1, espressi in gradi, alfa con 1 è pari a 45,7 gradi al raggio interno, 58,6 alla mezzeria, 66,1 al raggio esterno. Triangolo delle velocità al diametro interno abbozziamolo anche al diametro all'apice per finire di segnare il punto. A leggere. Posso? Allora, io l'ho disegnato prima all'apice, proviamo a disegnare, scusate, al mozzo, proviamo a disegnarlo anche all'apice. Cerchiamo di farlo un pochino in scala. Allora, l'altezza resta la stessa. All'apice la velocità è molto più alta, la velocità periferica 21,6 metri al secondo. Sempre dal lavoro di palettatura ci siamo calcolati a C1U, che invece è molto più piccola, è poco più di 2 mega al secondo. Diciamo che questa è la componente periferica della velocità assoluta all'apice della pala. Questa è la C1. Rispetto al mozzo, la U, la velocità periferica, è più che raddoppiata. È circa 10 volte
la componente periferica dell'auto. Questa per differenza è la doppio 1, angolo beta 1, angolo alfa 1, d uguale di com'è. Gli angoli delle velocità varia notevolmente tra base e apice. Tanto è vero che l'angolo, ad esempio l'angolo beta 1, passa da 40 gradi a 13 gradi. Questo all'ingresso della pala. È andato a ricavarsi il triangolo delle velocità invece a bordo 2, perché lì imporremo scarico assiale, quindi alfa 2 90 gradi, io lo disegno in forma polare, questa è la C2, la U è sempre la stessa, quindi la traslo semplicemente indietro della quantità, di una quantità pari a C1U. Questa è la W2. Questo per il triangolo all'apice. In maniera identica alla base. Questa è la C2. Invertiamo. Questo sarà l'angolo beta 2, beta 2, come è giusto che sia, attraversando il rotore la velocità assoluta del fluido diminuisce, la velocità relativa aumenta, stiamo trattando una turbina. Ovviamente la mezzeria avrà una situazione intermedia tra le due. Continuando idealmente raggio interno, raggio medio, raggio esterno, possiamo calcolarci, esplicitare i valori numerici relativi alle varie componenti delle velocità del triangolo delle velocità all'uscita. In questo caso in realtà la componente periferica della W2 viene a coincidere proprio con la 1. Quindi W2 in medio al secondo è esattamente pari alla velocità periferica 1.
ripetiamo, 9,82, 15,7, 21,6. Ovviamente la componente mediana non cambia tra triangolo in ingresso e triangolo in uscita. Scusate, questa è la W2. La W2 viene pari a 10,82 metri al secondo al raggio interno, 16,4 alla mezzeria, 22,1 al raggio esterno. L'angolo beta 2 espresso in gradi viene 24,9 al raggio interno, 16,2 al raggio medio e 11,9 gradi al raggio esterno. Ovviamente alfa 2 vuole 90 gradi e C2M è proprio pari a C1M, già l'avevamo scritto. Pausa, ragazzi.